Ciao! Sì ragazzi, nonostante tutto quello che abbiamo passato insieme, ho deciso di rimettere la maledetta pianta nel video di nuovo. Sulla mia pagina Instagram, andate tutti a seguirmi se volete. Ho chiesto a voi di chiedere a me o fare delle domande, quindi adesso ho raccolto le domande secondo me più interessanti e adesso ve le rispondo. Iniziamo! Quindi la prima domanda è: tifi un po' il calcio ora che stai spesso in Italia? Il calcio, ma che sport è? Dov'è il football americano? Dov'è il baseball? Dov'è il basket? Anche se sì, anche il calcio mi piace, però dovete sapere che lo sport in Italia non è nemmeno così importante se lo paragonate allo sport in America, che è quasi la religione. Comunque sì, Lazio-Roma probabilmente sono le mie due squadre preferite. Oddio, però se Lazio e la Roma probabilmente si odiano, quindi non dovrei tifare tutte e due, quindi scelgo Roma. Scusate. La prossima domanda era: quanto sei alto e quanto pesi? Ma che domande so? Che poi se io fossi una ragazza questa domanda non si farebbe neanche. Comunque sì, non mi dà fastidio rispondere. Se volete veramente sapere i cazzi miei sul mio corpo, sono alto 1,80 e sono grasso 69. Ti piace quel numero? Chili. La terza domanda: Brian, come hai trovato il coraggio di lasciare tutto e venire in Italia? Ci voleva un coraggio infinito, ve lo giuro, e senza quel coraggio non ce l'avrei mai fatta. Anzi, non lo so, e non quando sono venuto non pensavo lascio tutto, anzi sono andato prima in Giappone con la mia sposa attuale e poi abbiamo deciso di restare in Giappone per 2 anni e a quel punto i miei in Colorado si sono trasferiti in Florida, quindi pian piano mi sono reso conto che una casa mia proprio non ce l'avrei più, quindi comunque adesso non è che ho lasciato tutto, cioè ho comunque abbastanza nella mia vita in Italia o America o Giappone, cioè ovunque io vada. C'è comunque qualcosa per me, quindi il coraggio non ce n'è bisogno di tantissimo. Comunque anche sì, è vero, cioè vivo comunque in una cultura straniera, per me questo sarà sempre una sfida, tra virgolette, diciamo, ma comunque non è la fine del mondo. La prossima domanda è stata: credi che un italiano possa avere un pronuncia perfetta dell'inglese, sembrando madrelingua? La mia risposta è: secondo me, se inizi abbastanza tardi, ovvero dopo i 7-8 anni di vita, a quel punto sarebbe difficilissimo e sì, quasi impossibile raggiungere il livello di pronuncia di un madrelingua. Però puoi arrivare tipo al 99%, ovvero puoi impegnarti abbastanza e sembrare quasi madrelingua. Comunque, meglio l'accento è, meglio è. Meglio, scusate, ecco. Io l'accento ce l'avrò per sempre, anche se resto in Italia per 20 anni o 30 o 100, perché spero di campare così tanto, ma avrò comunque sempre un accento del pene. La tua stagione preferita? Bella domanda questa, perché adesso è tipo l'autunno più grigio e piovoso della mia vita, ma comunque autunno è sempre stata la mia stagione preferita, perché primavera significano due cose per me: zanzare iniziano, allergia da morire. Estate per me significa caldo da morire e zanzare ancora. L'autunno, tempo bello, zanzare sono morti. L'inverno fa un po' freddo, ma l'inverno non mi dispiace nemmeno, solo che l'autunno mi piace un po' di più. Bella domanda, dai. La prossima domanda, la prima parola italiana che hai imparato. Mi ricordo quando ho iniziato il mio primo corso di italiano, anzi, la mia insegnante entrava sempre dicendo tipo: allora, va bene. Quindi allora e va bene. A parte quelli scontati, ciao, come stai, tutto quello, sì, quelli li ho imparato per prima, ma va bene, allora è una parola che mi ricordo di aver imparato molto presto nel mio concorso d'italiano. Era abbastanza. Abbastanza, perché mi faceva strano una parola con un significato abbastanza semplice. Era abbastanza, così lungo, così
Mi è rimasta quella parola. Comunque, ecco, la prossima domanda un po' strana. Preferisci le persone americane o le persone italiane? Ecco, noi siamo tanto diversi in mille cose, però avere una preferenza sarebbe sbagliato, perché tanto una persona è individuale, nel senso sarebbe difficile generalizzare un popolo e decidere. Preferisco questo. Decisamente tutte e due hanno pregi e difetti, quello è scontato. E se volete sapere i pregi e difetti, posso parlarne a lunghissimo, perché so quanti difetti hanno gli americani e so anche qualche effetto degli italiani, secondo me. Quindi ecco, sono diversi, ma comunque una preferenza non c'è bisogno di averla. La prossima domanda, una domanda molto semplice. Brian, dove sei nato? Sono nato nel Colorado. Lo so che avete sentito il nome Colorado, ma non sapete dov'è. Il centro degli Stati Uniti. E c'è anche un programma in Italia che si chiama Colorado. E poi c'è tipo un cactus e il deserto. Quello è Arizona. Colorado è famoso per montagne rocciose, inverno pieno di neve, sciare, trekking, bella natura, desert, Arizona, non Colorado. Ecco, comunque Colorado, il posto più bello degli Stati Uniti e anche il popolo meno obeso di tutti i 50 stati. Alcuni dati, alcuni fatti per voi su Colorado, so che vi sono piaciuti. La prossima domanda: ti manca ogni tanto l'umorismo del tuo paese? Ti capita di non cogliere l'umorismo italiano? Sì e sì, ovvero è molto più facile avere umorismo, essere simpatico, capire una persona simpatica, ridere, cioè umorismi sono diversi tra paesi diversi, quindi sì, a volte, cioè io non capisco 100% di quello che sento in italiano. Sarebbe strano se lo facessi. Quando parli in una lingua straniera è sempre un po' meno veloce, confident, spiritoso con le cose che dici. Ci provo pure su questo canale, si vede comunque che non ci riesco sempre, chiaramente, ma sì, sì e sì a tutte e due le domande. Cosa ti piacerebbe cambiare o migliorare dell'Italia? Direi la prima cosa che vorrei migliorare è il servizio del cliente, ovvero se vado ad un negozio o un ristorante o qualsiasi posto dove sono il cliente e qualcuno sta lavorando per me, vorrei che quella persona che sta lavorando fosse più amichevole, che mi aiuterebbe di più, meno antipatico, meno scocciato perché deve lavorare. Mi ricordo tipo una settimana fa sono andato a Decathlon e ho chiesto solo dove sono i paradenti, e visto che non ho detto buongiorno prima di quello, lui mi ha risposto: innanzitutto buongiorno, comunque i paradenti sono... Ho detto scusa, non sapevo che c'era bisogno di dire buongiorno, piacere, mi chiamo Brian, come stai oggi? Anzi, come sta oggi? Quindi, dove sono i paradenti? Grazie in anticipo per la risposta. Quindi, non lo so, in Giappone invece sono tipo il re di customer service, come diciamo. La seconda cosa che cambierei, le scritte sui muri, perché sono assolutamente ovunque a Roma. E mettono una certa bruttezza alla città, senza tutto. Di quei scritti sarebbe molto più pulito e carino e bello, secondo me. E l'ultima domanda: when you travel to America, how does it feel not to hear or speak Italian? Quindi quando vado in America, come non parlare o sentire l'italiano? Ed è normalissimo, e direi che mi manca l'inglese, mi manca avere l'inglese intorno tutto quanto sempre. Per fortuna Sonia parla molto bene l'inglese, quindi spesso con lei parliamo in inglese. A parte quello, l'inglese per me non esiste adesso, quindi mi dispiace, e quando vado in America non mi dà fastidio per niente parlare e sentire solo l'inglese, mi fa molto piacere. Anzi, anche per quei motivi che dicevo prima dell'umorismo, posso approfittarne sempre perché inglese è la mia lingua, quindi ecco. Quindi ragazzi, facciamo finire il video lì, e volevo anche mostrarvi questi occhiali che avevo. Mi vergognavo un po' troppo per metterli in tutto il video, ma li ho presi perché mi aiutano con il blue light dello schermo. Sono sempre sul computer, quindi volevo mettere questi, magari li vedrai in un video del futuro. Comunque, se vi piacciono a te, lascio un link nella descrizione se siete interessati.
per il resto, ragazzi, è stato un piacere e se vediamo alla prossima. Peace.